Castel del Monte si eleva a oltre 500 metri sul livello del mare, a nord delle Murge e a pochi chilometri dal famoso Tavoliere delle Puglie. Dista circa 20 chilometri dal mare ed i centri più vicini sono Andria, Corato e Canosa. L'unico documento che riguarda la costruzione del maniero è una lettera del 1240, in cui si parla di un castello presso Sanctam Mariam de Monte, nome derivante da un'abbazia benedettina che esisteva nella zona del castello. Lo stesso termine compare in altre 33 lettere, da Carlo I a Giovanna d'Angiò. Bisognerà aspettare il 1 dicembre del 1463 quando, nella petizione del castellano Leone Montemurlo di Monopoli, appare per la prima volta il nome Castel del Monte, decretando così la definitiva scomparsa della denominazione Castello di Santa Maria del Monte. Sulle vicende legate al maniero, storici famosi e studiosi locali hanno riportato numerose tradizioni popolari, con riferimenti più o meno esatti. Tutti comunque indicano in Federico II, se non l'architetto, il committente. Inizialmente il castello, per via della limitata superficie, venne utilizzato come residenza per brevi soggiorni o probabilmente come punto di appoggio durante qualche battuta di caccia col falcone. Ma a partire dal 1256 inizierà il degrado del maniero, che durerà per secoli e che vedrà trasformare le sue splendide sale in gelide e fetide prigioni. Dall'inizio del XV secolo rimase abbandonato fino al 1552, quando venne venduto ai Carafa, conti di Ruvo, i quali lo utilizzarono come residenza e continuarono a nominarne il castellano fino al 1774. Nel 1854, il Santoro, sottintendente di Barletta, in seguito ad una visita al castello, si rese conto dello stato di degrado in cui si trovava e del conseguente bisogno di restauro. Anche Riccardo Iannuzzi, sindaco di Andria, in collaborazione con alcuni cittadini nel febbraio del 1854, fece alcune proposte, ma anch'esse non diedero alcun risultato. Nel 1876 il governo italiano lo comprò dalla famiglia Carafa e divenne monumento nazionale. Si presero una serie di provvedimenti e furono spese ingenti somme per restaurarlo. Questi lavori furono controllati dal Genio Civile di Bari e nel giro di pochi anni intervenne più volte. Ma i primi veri restauri furono quelli diretti dall'ingegner Francesco Sarlo. Furono condotti una serie di scavi che portarono al rinvenimento di tre cinte murarie ottagonali, esterne e concentriche al castello. Il Sarlo così descrive tali opere. Sono dessi formati di pietrame calcareo, cementato con ottima malta, e sono tra loro quasi equidistanti, allontanandosi il primo dal fabbricato per metri 18 e 40. L'ipotesi che queste cinte murarie fossero contemporanee alla costruzione del castello ed inerenti alla sua funzione
hanno in un certo senso condizionato e condizionano tuttora le ricerche di alcuni studiosi. Dopo il Sarlo, i restauri furono nuovamente ripresi dall'Ufficio per i Monumenti di Napoli e poi nel 1928 dal sovrintendente Quagliati, che partendo dai saggi eseguiti dal Bernich scoprì le tracce di una scala in corrispondenza del portale principale. Ricostruita la scala, si provvide alla demolizione delle parti ritenute non conformi al resto della costruzione, come il muretto ottagonale esterno, che in base al rilievo del Bernich è riportato in questa planimetria. Nel 1933, il professor Gino Chierici, l'allora sovrintendente per la Campania, sostituì il Quagliati, morto prematuramente, e diede una grande impronta alle direttive dei lavori, eseguendo anche un parziale rilievo del castello. Verso la metà degli anni 50, la sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici della Puglia riprese nuovamente i restauri, che dopo quasi 20 anni furono affidati alla Rodio. Sono stato capocantiere di tutti i lavori eseguiti dall'impresa Rodio al Castel del Monte dal 1975 al 1993. Dal 75 all'81-82 si è intervenuto sul lastrico solare e sulla revisione delle cortine murarie del castello, la revisione del cortile, dei paramenti murari esterni e dei paramenti murari delle sale, sulla revisione delle volte, il consolidamento di archi e crociere delle sale. Dopo un'interruzione di alcuni anni, i restauri sono ripresi alla fine dell'88, con una dettagliata revisione delle murature delle sale e delle scale di accesso al primo piano. Il lavoro si è svolto mediante iniezioni di resina epossidica e imperneazioni con barre d'acciaio inossidabile. Il lavoro finalizzato al consolidamento della fetta superficiale delle strutture, conservando perfettamente intatta la parte a vista. Dopo il 93, sempre la Rodio, ha iniziato la pavimentazione del piazzale esterno e la revisione delle cortine murarie esterne al Castel del Monte. All'esterno, sulle grandi superfici delle pareti, spiccano le aperture, monofore, bifore e una trifora. Le feritoie per forma, disposizione e dimensione non risultano avere alcuna funzione difensiva e sono rimaste tra i grandi enigmi del castello. Una cornice marcapiano circonda l'intero edificio e si interrompe soltanto nella parete dove è posto il portale principale, che rivolto esattamente ad oriente si presenta come una sorta di prodromo. Bruno Molaioli afferma: qui si fondono ricordi classici con impronta gotica e con inusitata solennità, quasi da arco trionfale.
dal portale maggiore si accede al piano terra, che rivela subito la tipica struttura interna connessa all'originale iconografia del castello. Infatti, in pianta, tutte le sale, per il fatto di essere disposte una per ogni lato dell'ottagono, hanno forma trapezoidale. Il costruttore vi ha dentro ricavato un quadrato e dagli angoli di questo vi ha addossato quattro mezze colonne in breccia corallina, sulle quali si imposta la volta a crociera ogivale. Le mezze colonne hanno base attica posante su plinti ottagonali e capitelli di varie forme. L'abaco, pure ottagonale, ha sagoma fortemente profilata ed è sormontato dalla cornice che corre orizzontalmente su tutte le pareti delle sale, che erano in origine completamente rivestite di lastre di breccia corallina, come dimostrano gli spessori della pietra rimasti per raccordo. Queste brecce sono di origine sedimentaria e sono rappresentate da elementi calcarei immersi in una matrice di terra rossa. Il tutto però è stato cementato da soluzioni calcaree. È un materiale che va molto bene come rivestimento interno, viceversa come rivestimento esterno è facilmente degradabile, e quindi l'origine di questo materiale è come degli altri e va a far parte, diciamo, a tutt'oggi dell'alone degli enigmi che ricoprono il Castel del Monte. I costoloni sono nettamente squadrati e con gli spigoli smussati. Il punto d'incontro della crociera è la chiave di volta, diversa per ognuna delle sale. Le porte di comunicazione tra le sale sono tutte in breccia corallina, a piatta banda da una parte, ad arco acuto e più alte dall'altra. Nell'ultima sala, sempre al piano terra, sono conservate rare tracce degli originari pavimenti. Fasce marmoree di partizione con intarsi geometrici di esagoni di pietra bianca e tasselli di nero formavano un singolare opus alexandrinum, alternato con mosaici composti da formelle policrome. Il cortile, ripetendo e rispecchiando la pianta ottagona dell'edificio, ha le sue alte e nude pareti animate nella zona superiore dal tenue risalto di un'ampia arcata cieca a sesto acuto, posante su paraste angolari. Al piano terra, una delle tre porte è un semplice ed alto archivolto a sesto acuto. Le altre due sono finemente curate e sopra una di esse sporge dalla muratura un rilievo frammentato. Al primo piano vi sono tre porte finestre di squisita fattura, con arco a pieno centro lievemente falcato nella lunetta sopra l'architrave. Due esili colonne con capitelli a foglie uncinate sostengono l'abaco e l'arco formato con festoni di foglie adagiate su una gola diritta. Modanature adorne di finissimi intagli differenziano queste aperture
altrimenti risultanti pressoché identiche. Sulla sommità di una parete è inserito un basso rilievo corroso e semidistrutto, mentre in un'altra delle pareti della corte vi è una superficie rettangolare incassata nella muratura. Ritornando all'interno, abbiamo i servizi, collocati in alcune torri e provvisti di sistema di lavaggio e areazione. Le torri prive di locali di disimpegno hanno le scale a chiocciola. Due di queste sono particolarmente interessanti. Le torri del Falcone e dei Telamoni. Nella torre del Falcone, un'originale volta è sorretta da tre costoloni, che riuniti in chiave da una rosa finemente intagliata, poggiano su un mensole a volto umano. Andiamo a vedere questa torre del Falcone. È un ambito, un sito che consenta, non dico l'allevamento, ma anche la custodia dei falconi che potevano essere sul trespolo o in una gabbia o liberi. Noi sappiamo che dei falconi due erano le località classiche dell'allevamento e dell'addestramento dei falconi. Uno era quello famoso di Gravina, dove aveva costruito un salone sterminato, e l'altro era a Salpi. Dati dunque gli spazi in cui venivano allevati o addestrati i falconi, sembra perlomeno singolare che un ambiente non così ampio come quello della torre che viene indicata come Torre del Falcone potesse essere adibita, non dico all'addestramento, all'allevamento dei falconi, ma almeno al soggiorno dei falconi nel caso Federico andasse a caccia, anche perché la caccia intorno a Castel del Monte era possibilissima, perché in un documento successivo degli Angioini si parla di una vegetazione altissima che circondava Castel del Monte fino all'altezza delle torri. La torre dei Telamoni ha una volta ad ombrello, che divisa in sei spicchi da costoloni di pietra sagomata, poggia sopra sei mensole scolpite a tutto rilievo. Tra i rari esempi superstiti delle sculture di cui doveva essere adorno il castello, queste sono le meglio conservate. Una torre singolare, intrigante, simpatica, perché nello stesso tempo intreccia il mistero e un sorriso tra l'ironico e lo sgomento e il divertito, è quella cosiddetta dei Telamoni. Questi Telamoni sono uomini rannicchiati, ignudi, che fanno finta proprio sulle loro spalle di reggere dei pesi enormi. Ora, sapete il grande bluff di Castel del Monte? Nulla di quello che sembra essere sorretto è sorretto. Anche le nervature dei costoloni, delle volte a vela, non sono portanti, sono applicate. Allo stesso modo i telamoni sembra sorreggano chissà quali tonnellate, non sorreggono nulla. Al primo piano le sale sono quasi simmetriche a quelle del piano inferiore. Oltre alla maggiore cura di sontuosità e all'uso di più pregiati materiali, la differenza con le sale del piano terra è nella leggerezza che qui acquistano tutte le membrature architettoniche e nel maggior senso di slancio che ne deriva. Le colonne sono tristili e di bellissimo marmo percorso da lunghe venature di vario colore. Da ciascuna delle tre colonne sorgono alcune fronde che si uniscono con le altre per formare un unico capitello sopra il tristile. Alla base, la forte profilatura continua tutta intorno, a formare una zona basamentale che poggia su un sedile aggettante.
Sopra le cornici marmoree, il paramento è composto di fasce di opus reticulatum, alternato da ricorsi di pietra. In 5 delle 16 sale del castello vi è un camino addossato alla parete verso la corte. La copertura ha gran parte dei condotti cambiati e quello che si nota subito è che le 8 torri, oggi ridotte quasi a livello del piano di calpestio, in origine dovevano superarlo. Qui si vedono le tracce dei locali ricavati all'interno di esse. Appunti storici dell'Ottocento ci forniscono indicazioni circa l'esistenza di una vasca ottagonale, munita di sedili e posta al centro del cortile. Di questa preesistenza non vi è alcuna traccia. Infatti la corte è stata completamente ricoperta da una colata di cemento, lasciando intatta la cisterna. Il Troili parla di una ringhiera in ferro che collegava le porte e finestre del cortile, ma anche di quest'altra preesistenza nessuna traccia. Con tale passerella si avrebbero due percorsi che darebbero una gerarchizzazione alle sale, dividendo il castello in due parti, di rappresentanza e di servizio. Sulla funzione del castello, tante sono le ipotesi degli studiosi, ipotesi contrastanti, spesso avallate da indicazioni falsate e da documenti mal interpretati. Il Bertot, studioso francese della fine del secolo scorso, afferma: Castel del Monte non è un'imitazione dell'architettura antica, ma opera unica di architettura francese. L'avvocato Vito Sgarra, invece, sostiene che la costruzione del maniero risalirebbe all'epoca romana. La favola dell'origine sveva di Castel del Monte è di provenienza tedesca. Polemizzando così con le tesi del noto storico tedesco Ferdinand Gregorovius, che attribuisce la costruzione del castello a Federico II. Altri studiosi, tra i quali il D'Urso, il Napolitano, il Willensen, il Molaioli e il Cafaro, sono tutti concordi nell'affermare che Castel del Monte è un poggio di caccia e un palazzo principesco. Basta però paragonare la pianta di Castel del Monte con la pianta del Castello di Gravina, il più classico dei castelli di caccia federiciani, per minimizzare queste tesi che fanno ormai parte dei ricordi. Recenti studi vedono il castello come luogo di culto e di studio, basandosi su una serie di riferimenti, come il frequente uso del numero d'oro. Ma queste teorie non hanno sufficiente completezza e veridicità. Desiderio comune a tutti i cultori dell'arte pugliese è di giungere a sciogliere l'enigma del castello, che attrae le attenzioni di molti studiosi, i quali, alcune volte, tralasciano le innumerevoli testimonianze di arte che giacciono ancora nell'abbandono più completo.